Come sta? Bene, sto passando un momento di grande condizione. Voglio mandare un saluto a tutti gli appassionati italiani di box. Sto benissimo, pronto a questo match. Cosa pensi del tuo avversario Turner? Sarà un grande match. Il mio avversario Turner è un gran pugile. Anch'io però ho buoni colpi e soprattutto una gran potenza. Mi sono preparato come non mai per difendere il mio titolo. Ci tengo, è la grande occasione. Riporterò con me questo titolo a Puerto Rico come ho sempre fatto. Chi vincerà? Vincerà Felix Trinidad. Che cosa pensi di Giovanni Parisi, il pugile italiano? Giovanni Parisi è un gran pugile e un grande amico. Mi sta molto simpatico. Sarà un grande match perché Chavez è riconosciuto come uno dei più grandi in tutta la storia della box. Sì, un grande match. Parisi è un lottatore nato, si muove bene, è una splendida condizione fisica. Perché Giovanni Parisi è un gran peleador, un peleador che tiene molto movimento e di gran condizione. Chi pensi che possa vincere questa grande sfida? È veramente difficile fare un pronostico, è una sfida aperta. Per Giovanni è l'occasione di entrare nella storia, ma Chavez è esperto, non sarà facile batterlo. Sarà un incontro molto difficile, pieno di insidie, ma Giovanni può vincerlo. E il tuo prossimo avversario dopo Turner? Dopo Turner, che sicuramente batterò, anche se è fortissimo, potrebbe esserci Whitaker. È un match che tutto il mondo vuole e che anch'io aspetto. Questo sarà il match della vita. In ogni incontro do il 100%, ma in questo darò il 105%. E voglio dire a Whitaker che stia attento, che si prepari. Io sto aspettando solo lui. Se mi ascolta, gli dico: preparati, arrivo. Spero che questa pelea llegue. Se mi estás oyendo, preparate, che voy a me. Un saluto per los amigos italianos. Sì, un saluto all'Italia e a tutti gli italiani. Vi voglio bene. Cuídese mucho, lo quiero mucho de parte de Felix Trinidad. Felix Trinidad, TelePi2. Per quanto riguarda Parisi c'è da dire una cosa, i bookmaker di Las Vegas non gli concedono troppe possibilità, le quote sono abbastanza proibitive in un certo senso, perché ovviamente Chavez è considerato favorito. Per vincere $100, per guadagnare $100 giocando su Chavez bisogna investirne 625, chi gioca invece versa su Parisi, chi gioca $100 su Parisi ne vince 475, io credo che qualche dollaro valga la pena di puntarlo su Giovanni Parisi. Non si può, non voglio dire naturalmente che sia da considerarsi favorito, ma io credo che le sue possibilità le abbia davvero. Come sempre, naturalmente, noi vi vogliamo ricordare chi è l'avversario di Parisi, Julio Cesar Chavez. Ieri vi abbiamo fatto vedere i primi due incontri, i primi due mondiali a livello dei leggeri junior. Oggi vi facciamo vedere invece due incontri di campionato del mondo al limite dei pesi leggeri. La conquista del titolo mondiale dei pesi leggeri avvenuta il 21 novembre del 1987, proprio qui a Las Vegas, contro Rosario. Vediamo le immagini, o almeno una sintesi di questo incontro. Vamos arriba. Chavez si alza sempre per primo dal suo sgabello, non sembra molto provato, al contrario invece del suo avversario. Ed eccoci all'ottava ripresa, è il campionato del mondo dei pesi leggeri, WBA, Edwin Rosario contro Julio Cesar Chavez, Chavez e pugili calcini rossi, splendido gancio sinistro, poi il destro di Chavez in apertura di questa ottava ripresa. Ha vuoto col gancio sinistro Rosario, poi il destro di Chavez, poi il sinistro al corpo, sempre del pugile messicano. La legge del pugilato vuole che siano particolarmente difficili i tentativi dei pugili di salire di categoria di peso, di conquistare un titolo nella categoria superiore. Chavez sta dimostrando fino a questo momento il contrario. A vuoto col sinistro Rosario, sinistro volante di Chavez, tocca col sinistro Rosario, col gancio sinistro Chavez, sotto i colpi di Chavez.
che non gli dà tregua, lo incalza, lo rimette alle corde. Ora è Chavez in un angolo. Prova col gancio destro Rosario. Anche in fase difensiva è Chavez a portare i colpi più precisi e più numerosi. Si torna al centro ring, poi il sinistro volante di Chavez. Gancio sinistro e destro dritto di Chavez. Al gancio sinistro, in difficoltà Rosario, si abbraccia, è provatissimo. Provatissimo Edwin Rosario. Le gambe di Rosario non sostengono più il pugile come all'inizio, montando destro e sinistro la figura di Chavez, ancora il gancio sinistro, reagisce con grande orgoglio Rosario, ma non gli dà tregua Chavez. Il montante sinistro e il gancio destro di Chavez. Ed è la conclusione di una ripresa che Chavez si attribuisce con due punti di margine, 10-8. Lo attende già in piedi nel suo angolo Chavez ed è l'undicesima ripresa. Durissimo match per Edwin Rosario. Un buon gancio destro di Rosario tra molti colpi portati a segno da Chavez. Chavez ha chiuso in un angolo Rosario, non gli dà tregua, non gli dà spazio. Durissima punizione per Edwin Rosario e magnifica prestazione di Julio Cesar Chavez. Watch your hands, watch your hands. Il destro dritto di Chavez, poi due volte sinistro il corpo, il gancio destro ancora, il gancio sinistro. Si affida solo all'orgoglio Rosario nel tentativo di non farsi travolgere. Spara un tanto qualche colpo, ma è anticipato da un terribile destro di Chavez. Non riesce a togliersi dal proprio angolo Rosario. E non ce la fa proprio più Rosario. Chavez, sinistro, destro. Splendida l'azione di Chavez, vola ancora il paravento nella bocca di Rosario. Non è più sostenuto dalle gambe, non riesce più a muoversi Rosario, lo incalza Chavez, ha vuoto col finito Rosario. Due volte col sinistro, poi col destro Chavez. Durissima punizione per Edwin Rosario. Ci sono gli estremi del KO tecnico. Un colpo isolato di Rosario, ma tantissimi da parte di Chavez. Sinistro, destro. Oh, l'occhio sinistro completamente chiuso, Edwin Rosario. Sinistro e destro dritto, poi un sinistro alla figura da parte di Chavez. E c'è il secondo di Rosario che butta la spugna sulla sua mano. E KO tecnico, si arrende l'angolo di Rosario. Non si era reso il pugile, che si affidava solo al suo orgoglio. Splendida, grandissima, giustissima, sacrosanta affermazione di Julio Cesar Chavez, che conquista quindi il titolo mondiale dei pesi leggeri dopo aver vittoriosamente difeso per 9 volte il titolo mondiale dei leggeri junior. Ad aprile su Telepiù 1 le nuove produzioni dei più grandi interpreti ed autori della commedia americana.
l'esilarante Rick Moranis, gli ex Monty Python Eric Idle e John Cleese e l'affascinante Barbara Hershey sono protagonisti nell'inedito Duca Sinatra. Felpicione! Joe Dante, autore di Ai confini della realtà e Gremlins, firma la regia di Matinée, film ambientato nell'America degli anni 60 che il regista dedica ai B-movie di quegli anni. Dopo aver volato nei cieli statunitensi in Hot Shots, Charlie Sheen torna al fianco di Valeria Golino nell'esclusivo Hot Shots 2, diretto da Jim Abrams, l'inventore dell'aereo più pazzo del mondo. Sorrisi e divertimento con le più recenti produzioni della commedia americana, in anteprima ad aprile su Telepiù. Abbonati a Telepiù, nei centri commerciali, nei negozi di TV e Hi-Fi o telefonando tutti i giorni dalle 9 alle 22 allo 025439. Un altro incontro molto importante, sempre per il titolo mondiale dei pesi leggeri, versione WBA, Julio Cesar Chavez lo ha sostenuto qui a Las Vegas contro un connazionale, José Luis Ramírez. Quell'incontro ha un piccolo antefatto abbastanza curioso. Ramírez aveva difeso il suo titolo a Parigi battendo Whittaker con il verdetto più scandaloso al quale mi sia dato di assistere. Proprio in tutta la mia carriera non ho mai visto un verdetto scandaloso come in quella circostanza. Ma questo perché? Perché José Sulamain, che era il presidente del WBC, che è tuttora il presidente del WBC, vero, voleva questa sfida tra i suoi due connazionali. Quindi bisognava difendere il titolo. Poi nella rivincita a un certo punto Whittaker ha vinto 12 riprese su 12 contro Ramírez, ma comunque è stato possibile nel frattempo per Ramírez incontrare Chavez. Vediamo anche qui una sintesi di quell'incontro. E siamo giunti alla quarta ripresa di questo mondiale dei pesi leggeri WBA, WBC. Io ho una situazione di perfetta parità sul mio personalissimo cartellino. Prima ripresa per Chavez, seconda per Ramírez, terzo round pari. Sembrano più potenti i colpi di Chavez. Col destro Chavez. E il destro d'incontro di Chavez. Piega le gambe Ramírez, riesce a rimanere miracolosamente in piedi. Il destro d'incontro di Chavez ha quasi determinato un knockdown e non so come abbia fatto Ramírez ad incassarlo. Reagisce Ramírez, ma nel reagire si espone naturalmente ad altri colpi. Gancio sinistro di Chavez. Col sinistro Ramírez. Col destro Chavez. Col destro Chavez. Coraggio ed orgoglio dimostrati da Ramírez in questa durissima
per lui, quarta ripresa, un round che va assegnato a Chavez con due punti di margine, 10-8. Ecco, rivediamo, ecco il destro d'incontro, vedete come traballa, come evita, quasi rifiuta di andare al tappeto José Luis Ramírez. Poi vediamo un sinistro messo a segno da Ramírez. Vedete il viso gonfio di José Luis Ramírez mentre inizia il undicesimo round. Chavez in pantaloncini bianchi, Ramírez pantaloncini rossi. Sinistro e destro di Chavez. Il destro di Chavez l'arbitro ferma il match, chiama il medico, non c'è un primo piano, io non vedo che cosa si è verificato, deve essersi aperta una ferita. Vediamo. E c'è anche uno scontro con la testa. Sgorga abbondante il sangue dalla ferita. Ripeto, la soluzione più probabile è un successo tecnico, data l'impossibilità di proseguire l'incontro da parte di Ramirez. The winner on a technical decision. Technical decision. And now the possessor of two lightweight championship belts, Julio Cesar Chavez. Dunque, l'arbitro ha penalizzato di un punto Julio Cesar Chavez. Comunque il cartellino dopo questo intervento. Due punti per Rudy Jordan, 96-94, sette punti per Art Lori, 98-91, due punti per Lute Abbott, 95-93, unanime quindi il verdetto tecnico a favore di Julio Cesar Chavez, che aggiunge dunque al titolo mondiale dei pesi leggeri versione WBA anche quello della versione WBC. Non è stata quella contro il connazionale Ramírez una delle più esaltanti prestazioni di Chavez. Ha vinto il titolo, decisione tecnica all'undicesima ripresa con un taglio che ha costretto l'arresto a fermare l'incontro e quindi naturalmente alla lettura dei cartellini. Comunque Chavez è rimasto in sella, è rimasto imbattuto almeno in quella circostanza. Bene, qui si chiude questa nostra puntata, naturalmente per saperne di più e per avvicinarci sempre, naturalmente senza perdere di vista i grandi protagonisti della serata dell'8 aprile, ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, naturalmente su Telepiù 2. Sport, solo per te che ami la classe, la signorinità, l'eleganza, l'armonia. Lyle che sembrava sul punto di crollare, ora di nuovo fuori ma in difficoltà, il destro, il sinistro, ancora il destro, montante destro, ancora il sinistro, montante destro ancora, Ron Lyle reagisce con un sinistro Foreman, incredibile, è al tappeto sul destro di Lyle, di nuovo al tappeto Foreman. Una sequenza di emozioni quale raramente si può vedere sul ring e conclusione di una quarta ripresa nella quale si è visto veramente di tutto. Montante destro e gancio sinistro di Ron Lyle. Poi di nuovo il destro di Lyle.
Poi il destro di Foreman. Ancora il destro dritto di Foreman. Retrocede Lyle. Col sinistro a ripetizione. Crolla sulle corde Lyle. Foreman. Foreman sempre a segno. Non riesce più a difendersi Lyle. Sinistro, destro. Una serie di colpi terribili. Si abbatte su Ron Lyle. Potrebbe fermare il match l'arbitro. Crolla al tappeto, viso in avanti, Ron Lyle. In un match davvero incredibile. Il conteggio. Non mi pare che ce la faccia a rialzarsi Ron Lyle. È il definitivo KO. KO alla quinta ripresa a favore di George Foreman in uno degli incontri più spettacolari e più incredibili che si siano mai disputati. Era il 24 gennaio del 1976. Telepiù 2 ti offre un super weekend il 22 e 23 aprile. Si parte sabato con il calcio per la Serie C Prato Spezia, un incontro di Bundesliga, e la Serie B offre Udinese Venezia. La domenica si apre con il moto mondiale dal Giappone e da Hockenheim parte il DTM. Si continua con la finale dell'ATP di Nizza e per il basket la semifinale gara 1 dei playoff. Nella serata il calcio di Serie A con Milan-Torino e la boxe con gli incontri Foreman-Schulz e Romero-Tejedora. Un super weekend per un aprile da record su Telepiù 2. Abbonati a Telepiù nei centri commerciali, nei negozi di TV e Hi-Fi o telefonando tutti i giorni dalle 9 alle 22 allo 025439. Incredibile battaglia quella con Ron Lyle, un incontro nel quale ovviamente tutti e due i pugili hanno lasciato qualche cosa. Poco dopo Foreman affrontava il 17 marzo 1977 Jimmy Young, perdeva i punti e decideva di ritirarsi. Si ritirava con un record di 45 vittorie e due sole sconfitte. Passavano dieci anni, quasi dieci anni, il 9 marzo 1987 Foreman tornava sul ring, affrontava e batteva facilmente Steve Zuschi in quattro riprese. Iniziava quindi una seconda carriera che noi cominciamo a raccontare dal 5 febbraio 1988 quando Foreman affronta il campione italiano dei pesi massimi Guido Trane. Io ricordo che nelle polemiche che anticipavano questo incontro, che ho seguito e ho commentato in diretta, dicevo, sì, è vero, si diceva che Foreman non dovesse essere autorizzato a combattere. Peraltro nessuno sosteneva che Trane non potesse combattere. Eppure Foreman ha scherzato con Trane quella sera, ha vinto per arresto del combattimento per intervento medico alla quinta ripresa, ma aveva dominato l'incontro. In sostanza, tra il campione italiano e Foreman c'era un abisso. Nessuno, ripeto, chiedeva che Trane non combattesse e qualcuno sosteneva che Foreman non dovesse più combattere. Molto importante per il rilancio promozionale dell'immagine di George Foreman, del secondo Foreman, Foreman 2 in un certo senso, è stato l'incontro del 15 gennaio 1990 contro Jerry Cooney sul ring di Atlantic City. Cooney, la grande eterna speranza bianca, pugile peraltro di modeste qualità, sempre detto che la qualità migliore di Cooney non era il suo gancio sinistro, ma bensì il colore della sua pelle. Ecco, guardate qui come colpisce quasi a colpo sicuro Foreman e abbatte Cooney. Sono immagini della seconda ripresa. Cooney ormai praticamente un uomo battuto. L'arbitro è Joe Cortez, lo stesso che ha diretto recentemente il match di Parisi. E qui basta un sinistro e poi un destro a liquidare la vicenda. Quindi rilanciato in pieno Foreman da questa vittoria su Cooney, la cui consistenza era modesta, però aveva un'immagine, era molto popolare negli Stati Uniti. Altra vittoria molto facile, però ugualmente importante per l'immagine di Foreman, quella contro Adilson Rodriguez. Questo accadeva il 16 giugno 1990 sul ring di Las Vegas. Eccolo qui Foreman, guardate questo gancio sinistro, vede, colpisce col gancio sinistro e si gira, consapevole che l'avversario ormai è spacciato. Cerca in qualche modo di rimettersi in piedi Adilson Rodriguez, pugile brasiliano, non ce la fa e Foreman acquisisce un altro successo prima del limite e acquisisce soprattutto il diritto a battersi per il titolo mondiale. Guardate questo gancio sinistro,
perché c'è poco da fare, tutto si può dire di Foreman, certo non ha più la velocità, gli mancano tante altre qualità, ma la potenza è rimasta sempre quella. Dicevo che ha acquisito tra l'altro la possibilità di battersi nuovamente per il titolo mondiale. Il 19 aprile 1991 sul ring di Atlantic City, ecco Foreman contro Evander Holyfield. È stato un match duro, però Foreman non solo ha dimostrato di essere ancora pericoloso, ma anche ha dimostrato una grande abilità difensiva e una grande tenuta dei colpi. Perché forse Holyfield non è uno straordinario picchiatore, però in quel match Foreman ha incassato colpi terribili e non ha mai dato l'impressione di poter crollare. Quindi Holyfield ha dovuto fare tutte e 12 le riprese. Queste sono immagini del quinto round. Dicevo, ha dovuto fare tutte le riprese per battere Holyfield, il verdetto unanime è abbastanza largo, se vogliamo, ma ripeto, non c'è mai stata l'impressione che Foreman stesse per crollare. Ha messo anche qualche buon colpo in questo match Foreman. Insomma, una prova decisamente superiore alle attese. Qualcuno ha parlato di ridimensionamento di Holyfield dopo questo match, in un certo senso anche per mascherare un pronostico sbagliato, perché si pensava che Foreman non avrebbe resistito più di 2 o 3 riprese, e invece ha tenuto tutti i 12 round. Vedete, qui incassa per esempio dei colpi, però ne evita altri. Dicevo, abilità difensiva e capacità di tenuta dei colpi. Certo, la velocità è quella che è. Chiaro che Foreman deve portare il match su un ritmo per lui possibile, dopodiché è ancora pericoloso per tutti. Ecco, queste sono le ultime immagini del match. Vedete che il pubblico si alza in piedi e applaude prima ancora dell'ultimo colpo di gong, e applaude naturalmente la prestazione di Foreman più che la vittoria di Evander Holyfield. Vedete che Foreman dice qualche cosa all'orecchio di Holyfield, abbraccia anche Lou Duva, che era all'angolo di Holyfield, e comunque in sostanza Foreman si pensava che quello dovesse essere l'ultimo incontro della sua carriera. Invece Foreman continua, affronta Alex Stewart. Alex Stewart è un pugile di buona qualità gettato nella mischia troppo presto, gli hanno fatto fare degli incontri troppo duri troppo presto, con Holyfield in particolare e poi anche con Tyson. Quindi uno Stewart che ha perso alcune delle sue caratteristiche. Comunque Foreman lo affronta l'11 aprile 1992 a Las Vegas. Ed è una delle poche volte in cui Foreman vince ai punti. Riesce a mettere al tappeto l'avversario, vedete? Con un altro manager, questo Alex Stewart poteva diventare un buon peso massimo. Richard Steele, l'arbitro. Gli ha colpito basso Foreman. Queste sono immagini della seconda ripresa. Bel sinistro di Foreman. È lui che tiene l'iniziativa. E c'è un altro knockdown inflitto ad Alex Stewart qui nella seconda ripresa. Sembrava anzi che il match ormai potesse finire rapidamente. Invece Alex Stewart ha tenuto fino alla fine, ha perso soltanto ai punti in 10 riprese. Altra tappa per George Foreman, l'incontro con il sudafricano Pete Kutzer il 16 gennaio 1973 sul ring di Reno nel Nevada. Ecco qui, guardate la fine che fa Kutzer.
all'ottava ripresa. Si rimette in qualche modo in piedi. Guardate il naso. Ecco le stesse immagini viste dall'alto. 1-2 impressionante. E Kötzer incrocia, riprende in qualche modo. Ormai ridotto a una maschera il viso di Kötzer, di nuovo abbattuto. Guardate com'è conciato. Qui l'arbitro avrebbe già dovuto fermare. Infatti Foreman va a segno a piacimento e finalmente l'arbitro si decide a fermare il match. Si crea per Foreman un'altra possibilità mondiale. Il 7 giugno 1993 affronta Tommy Morrison, campionato del mondo dei pesi massimi versione WBO. Altra speranza bianca, Tommy Morrison, che forse in questa occasione ha disputato il migliore incontro della sua carriera. Riesce a imporre una maggiore vivacità, riesce a non, soprattutto ad evitare i colpi. Guardate Archie Moore all'angolo di Foreman. Archie Moore, una leggenda del pugilato, l'ex campione del mondo dei medio massimi. C'è anche Angelo Dundee, quindi l'angolo era forte, l'angolo di Foreman. Però malgrado questo angolo, Foreman non riesce ad avere la meglio sulla vivacità, sul vigore, ecco, di Morrison. Morrison è probabilmente un pugile mediocre, molto pubblicizzato, ripeto, soprattutto perché bianco, però contro Foreman ha vinto meritatamente. Poi perderà male il titolo contro Michael Bent. Ecco Mills Lane l'arbitro. Guardate la gioia di Morrison che conquista un titolo mondiale sia pure di modesta qualità come quello targato WBO. Comunque Morrison diventa campione del mondo, ma malgrado questo tentativo fallito, George Foreman continua la sua carriera, continua la sua marcia e arriva un'altra opportunità, perché c'è poco da fare, si potrà dire tutto quello che si vuole, George Foreman è ancora il nome più spendibile nel mondo del pugilato dopo quello di Mike Tyson. E arriva dunque il 5 novembre 1994 la possibilità di affrontare Michael Moore, che aveva conquistato il titolo mondiale battendo Evander Holyfield. Sono le immagini della decima ripresa. Moore era in vantaggio, ma appena a Foreman si presenta la possibilità di piazzare il destro, ecco come finisce Michael Moore. Probabilmente Michael Moore era stato sopravvalutato, io lo ritengo un pugile di qualità modesta, ma qui mi piace vedere la tranquillità di Foreman, che nel momento del trionfo, della conquista di un titolo mondiale, a più di 20 anni dalla prima conquista del titolo mondiale, abbiamo visto le immagini del 1993, ecco, si mette in ginocchio e prega. Qui c'è il Foreman che torna a casa dopo il successo, sono le immagini, ecco, di un campione che, ripeto, rimane ancora il nome più importante in un cartellone pugilistico, ripeto, dopo quello di Mike Tyson. E proprio la scelta del prossimo avversario, Axel Schulz, il tedesco Axel Schulz, fa pensare che Foreman, anche se ci sono delle situazioni organizzative molto importanti, perché Foreman in questo momento è controllato da Bob Arum, dato e non concesso che Foreman si faccia controllare, comunque è Bob Arum che organizza i suoi incontri, mentre naturalmente Mike Tyson è diretto da Don King, c'è una grandissima rivalità tra questi due organizzatori, ma quando l'affare assume proporzioni colossali, come potrebbe essere una sfida tra Foreman e Tyson, tutti gli accordi sono possibili, tutte le strade sono percorribili. Quindi ricordiamo, il match è sabato notte da Las Vegas, l'MGM Grand, Foreman contro Axel Schulz.
Nella stessa serata c'è anche un altro campionato del mondo, il campionato del mondo dei pesi mosca versione IBF, dovrebbe essere l'occasione per Dani Romero, che noi abbiamo visto in più occasioni, pugile di grandissime qualità, di grandissima, qui contro Sosa per esempio, che era un uomo di grande esperienza. Ecco, guardate con qua, la serie con la quale, ecco, Domingo Sosa aveva già disputato un campionato del mondo. Ecco, Dani Romero se ne libera facilmente. Ecco, Dani Romero affronta Francisco Talledoro, un pugile colombiano, titolo mondiale dei pesi mosca versione IBF, il titolo è vacante e ripeto, dovrebbe essere l'occasione per Dani Romero di conquistare un titolo mondiale. Tutto questo nella stessa riunione della notte di sabato prossimo, che ripeto si svolgerà all'MGM Grand di Las Vegas. Ecco, qui c'è l'arbitro che guarda Sosa, questo è Bob Arum. Ecco, Bob Arum che ha messo sotto contratto Dani Romero, si complimenta con lui e non a caso appunto Dani Romero figura in uno stesso cartellone con George Foreman, ripeto, sotto la regia di Bob Arum. È curioso notare che la riunione si svolge all'MGM Grand, lo stesso albergo che ha messo sotto contratto Mike Tyson e che dovrebbe ospitare le prossime sei sfide mondiali, almeno mondiali, le prossime sei sfide di Tyson. La prima difficilmente sarà un incontro valevole per il campionato del mondo, ma ancora non si hanno notizie precise sui programmi di Mike Tyson. L'unica cosa certa è che Tyson si arricchirà e si arricchiranno anche i suoi avversari, probabilmente anche i suoi organizzatori. Questo per quanto riguarda appunto il match di sabato prossimo. Adesso non rimane che seguire le novità pugilistiche dai ring di tutto il mondo, quindi a cura di Mario Giambuzzi quello che è successo negli ultimi giorni in giro per il mondo. Apriamo con il croato Zeljko Mavrović, che martedì scorso ha conquistato a Levallois, Parigi, l'europeo vacante dei massimi, battendo per KO tecnico all'undicesima ripresa il francese Christophe Bizot. E a proposito di Foreman, nonno George mercoledì ha tirato le orecchie a Mike Tyson, accusandolo di aver paura di un vegliardo di 46 anni. Si nasconde, ha aggiunto il campione IBF dei massimi. Non abbia paura, mi affronti, ci sono 100 milioni di dollari da dividerci. I 170 miliardi di lire da spartire con Foreman, però, non sembrano interessare, almeno per il momento, Iron Mike, che dalla liberazione avvenuta lo scorso 25 marzo, pensa soprattutto a fare shopping. Venerdì Tyson ha espletato tutte le formalità per l'acquisto di una favolosa villa appena fuori Las Vegas. 7 camere, taverna con cantina, piscina, campo da tennis, quasi 1000 metri quadrati in totale, per la modica cifra di oltre 6 miliardi di lire. Placata la sete di acquisti dopo i 3 anni di galera, l'ex campione dei massimi dovrebbe, sembra entro l'anno, recarsi poi in pellegrinaggio alla Mecca, in compagnia di Muhammad Ali. Il principe saudita Faisal bin Fahd sta già predisponendo un'accoglienza con tutti gli onori. Chiudiamo con Gianfranco Dosi, che il prossimo 17 maggio disputerà il 17esimo mondiale della carriera, sfidando Vernon Phillips, campione dei medi junior WBO. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata della Grande Box. Io vi ricordo ancora l'appuntamento di sabato notte da Las Vegas, Foreman contro Axel Schultz, nella stessa riunione Dani Romero contro Francisco Talledor, colombiano, per il titolo dei pesi mosca IBF vacante, mentre l'incontro di Foreman è valevole per la versione IBF, per quella WBA gliel'hanno tolta a tavolino ed è finita ora nelle mani di Bruce Seldon. Questo è tutto per la puntata di oggi, io vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Telepiù 2. Ricordi? Ho sempre voluto fare l'attore. E di chi l'hanno pagato? Dici a me?
Questo mese torna protagonista il re del cinema americano. Su Telepiù 1, 9 caratterizzazioni dell'attore più perfezionista. Da Toro scatenato a Bronx, il film del 93 in cui mostra per la prima volta il suo talento straordinario anche al di qua della macchina da presa. Ehi, non ti avvicinare al bar. Stai sugli scalini, ma lontano dal bar. Quando sarai grande capirai perché. Le vedi quei soldi laggiù? Le vedi quei soldi? Te la porto! Ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non fai la cosa giusta non succede niente. Due premi Oscar, un leone d'oro alla carriera. Robert De Niro, il più grande tra gli attori contemporanei a incarnare il ruolo del mito cinematografico in 9 memorabili trasformazioni, questo mese in esclusiva su Telepiù 1. Well, I hope you like all the movies, what can I say? Good looking, good looking, whatever. Abbonati a Telepiù, nei centri commerciali, nei negozi. A lot of the punches were blocked on his arms. Watch this left hook from Till. This is the right hand.